Ciao, sono Marzia, benvenuti ancora nella mia cucina, la cucina degli Spessi e dintorni, e oggi prepareremo del pollo al tè. Per questa preparazione occorreranno dei petti di pollo interi, già disossati dall'osso centrale, e dei rametti di timo se avete un po' di giardino, siete fortunati, e mezzo bicchiere di marsala, e io avevo qui degli avanzi di senape da finire, comunque della senape. Questa è una marca francese, ma non importa, le trovate comunque tutto quanto al supermercato. Primo passo, mettiamo un pochino di olio in una padella antiaderente e rosoliamo i petti di pollo. Mi raccomando, croccatelo bene e rosolatelo bene da tutti i lati in modo che possa fare la reazione di Maillard prima di mettere i successivi condimenti. Adesso lasciamo sfumare con mezzo bicchiere di marsala. Giriamo bene il pollo in modo che si bagni bene con il marsala e prenda proprio una bella colorazione. Il marsala si è parzialmente ridotto, sciogliamo qualche cucchiaino di senape nella padella e facciamo in modo che lo impregni un pochettino il pollo e si sciolga bene. Possiamo aggiungere o dei rametti interi di timo oppure sfogliarlo un pochettino, fare in modo che ce ne sia anche un po' perché dà un buonissimo profumo. Possiamo anche aggiungere un po' di panna e un po' di latte se vogliamo fare una cremina un po' più consistente. E utile sarebbe, solo che io li ho terminati, mettere una grattatina, un po' di zeste di limone, una grattatina di buccia di limone senza la parte bianca che è amara, ricordatelo, l'albedo è amaro. E poi copriamo tenendo un po' basso e lasciamo andare 15 minuti. Sarà nella carne la quantità di sale che volete. La senape già un pochettino insaporisce, quindi non esagerate troppo, semmai fate sempre in tempo ad aggiungerlo voi. Diamo un'occhiata se più o meno quasi ci siamo, semmai potete allungare di 5 minuti se vedete che c'è ancora tantissimo liquido e la carne è ancora un po' cruda. Adesso, quando avete spento il gas, potete prendere i pezzi di pollo, metterli su un tagliere e li lasciamo raffreddare almeno un po' di minuti. Il pollo più ovviamente è freddo, fatto magari anche il giorno prima, e più il taglio sarà preciso e si romperà di meno. Dopodiché verrà irrorato con tutta la salsina presa dalla padella. Adesso che è impiattato possiamo mettere tutta la salsina, la cremina che si è fatta con il latte, con la panna, con il marsala, col timo, il limone, su tutte le fettine. E il vostro pollo al timo e senape è pronto.